Buonasera e benvenuti da parte di tutta la redazione di Imperia TV. Il Consiglio regionale nella tarda serata di ieri ha approvato il piano sociosanitario 2017-2019. Il presidente Giovanni Toti ha evidenziato come il piano non preveda nessuna chiusura di strutture, ma semmai dei potenziamenti. La vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale ha sottolineato l'impegno anche per le cure domiciliari. Vediamo. Questa sera la sanità della Liguria è un po' più efficiente, è un po' più giusta, un po' più efficace, un po' meno costosa, un po' più libera, un po' più aperta anche a quelli privati convenzionati che credo che in concorrenza con gli ottimi ospedali pubblici che abbiamo daranno un contributo anche loro a migliorare la nostra qualità della sanità. Nessun presidio sanitario si chiude, nessun ospedale si chiude a differenza del passato, ma si comincia a rimediare un po' dei disastri che sono stati fatti in 10 anni in questa regione da chi ci ha preceduti. Direi che è una buona serata per una sanità un po' migliore. Un piano sociosanitario che affronta le criticità del sistema ligure, dando una programmazione certa dopo aver fatto la riforma della sanità con le tre leggi istitutive di Alisa, dell'integrazione ospedale-territorio e della riforma delle autorizzazioni e accreditamenti. Il piano sociosanitario non chiude nessun ospedale, anzi li potenzia con la riapertura di numerosi pronto soccorso e in più delinea tutte le attività che vanno verso la sanità a chilometri zero, cioè una sanità più vicina ai cittadini, quindi le cure domiciliari, il coinvolgimento di tutto il sistema di assistenza complessivo che è declinato in tante pagine, alcuni di questi percorsi sono già in fase di attuazione e quindi io confido veramente nella realizzazione di questo percorso nella legislatura. Presto Imperia sarà convocato un consiglio comunale per discutere del sistema idrico provinciale e dell'acqua pubblica. Lo chiede infatti a gran voce il Partito Democratico e anche il sindaco Carlo Capacci non intende tirarsi indietro. I particolari in un servizio. Nell'arco di poco tempo Imperia sarà convocato un consiglio comunale per discutere del sistema idrico provinciale dell'acqua pubblica. Una delibera relativa all'argomento da sottoporre all'approvazione del parlamentino è stata depositata stamani dal Partito Democratico e anche il sindaco Carlo Capacci non intende tirarsi indietro di fronte alla discussione. Anzi, il primo cittadino ha evidenziato di aver già chiesto al presidente del Consiglio Diego Parodi di convocare una seduta su questo delicato tema, che è anche all'origine della crisi di giunta provocata dalle dimissioni degli assessori del PD. Proprio il PD nel documento protocollato oggi in comune chiede al Consiglio di confermare un percorso che tende a giungere alla gestione pubblica del ciclo idrico integrato delle acque in provincia di Imperia. In precedenza anche i socialisti di Imperia di Tutti, Imperia per Tutti avevano sollecitato una discussione in aula sulla questione. Intanto c'è attesa per l'assemblea dei sindaci soci di Rivieracqua che lunedì dovranno dimostrare concretamente se intendono sostenere o meno la società pubblica finita al centro di un'inchiesta e sulla quale pende anche la richiesta di fallimento avanzata da AMAT, che sarà discussa il 19 dicembre in tribunale. AMAT aveva anche chiesto alla regione di commissariare l'ambito idrico provinciale e ora si è appreso che anche dalla ventimigliese AIGA è partita una lettera provincia-regione nella quale si intima di imporre a Rivieracqua rispetto degli accordi oppure, in difetto, di procedere al commissariamento. Lucio Carli ha confermato le sue dimissioni da presidente di Assonautica Provinciale di Imperia. Carli ha comunque evidenziato che il raduno delle vele d'epoca si terrà regolarmente il prossimo settembre. Vediamo. Lucio Carli, dopo circa 19 anni in Assonautica, di cui gli ultimi 10 da presidente, adesso le dimissioni. Dimissioni ormai decise, irrevocabili, fatte e presentate. Perché? Ma perché è giusto, ovviamente, ci sia un percorso nella vita, è un percorso che volevamo portare altrove e non ci siamo riusciti, volevamo riportare uno sbocco a mare, anche se un piccolo sbocco a mare su Molo Artiglio II siamo riusciti a darlo ad Assonautica, ma volevamo appunto avere un gestione spazio come poteva essere Calata Cuneo o Calata Anselmi, proprio per regalare alla città uno spirito anche nuovo di fare nautica, perché Assonautica ha tanti valori al suo interno e quindi ci sarebbe piaciuto come consiglio di amministrazione arrivare a questo progetto. Non ci siamo riusciti ed è giusto fare le proprie analisi, fare i propri conti e abbiamo visto che Assonautica in questo modo ha poca ragione di esistere per noi che l'abbiamo gestita fino ad oggi all'interno del sistema camerale.
generale, le Assonautiche ci sono, esistono, ci sarà una sua continuità, una sua continuazione con un nuovo consiglio di amministrazione che dovrebbe insediarsi a breve, il 20 di dicembre faremo le elezioni elettive e quindi diamo ovviamente, auguriamo tutto il massimo della fortuna ai nuovi arrivati, però appunto l'attuale consiglio di amministrazione, appunto, mi ha fatto molto piacere che tutti, quasi tutti, diciamo, i consiglieri si siano dimessi, dalla grandissima Barbara Meria dei Cantieri per Mare di Sanremo, che fa quelle straordinarie barche nella nostra provincia, al dottor Dalla Pietra di Confindustria, Beppe Zauli, cioè tutti hanno un po' visto che era il momento di dare spazio a una gestione nuova, poi chi vorrà risalire a bordo ovviamente ci sarà. Ringrazio poi i due olimpionici, Luigi Viale e Diego Negri, che erano con noi in questa bellissima avventura, e ovviamente sarà bello comunque partecipare da velista alle regate di settembre 2018. Ecco, raduno a settembre 2018 ci sarà, grazie anche ai circoli velici che hanno già calendarizzato le date, quindi nel calendario FIV la tappa di Imperia all'interno del Panerai Challenge, ricordiamolo, che quindi abbiamo tenuto vicino Panerai nonostante la nostra cambio di gestione, e sono pronti ovviamente a incontrare i nuovi amministratori, e sarà quindi molto importante dare questo segno di continuità, per cui non una rottura da parte nostra dell'attività, ma ovviamente un nuovo che avanza, come è giusto poi che ci sia in tante attività. Gli agenti del commissariato di Ventimiglia hanno arrestato per violenza sessuale di gruppo uno straniero di nazionalità afghana. Insieme a un complice non ancora individuato, è stato riconosciuto come responsabile dello stupro di due ragazze nigeriane di 25 anni avvenuto domenica nella città di confine. I particolari dell'operazione sono stati illustrati oggi dal dirigente del commissariato ventimigliese, Saverio Aricò. Vediamo. La vicenda è nata purtroppo nelle prime ore di domenica pomeriggio all'interno di una galleria ferroviaria dietro il campo sportivo Morel, dove in quel momento fra l'altro si stava giocando la partita Ventimiglia Imperia. La notizia è stata presa proprio durante la partita, immediatamente è scattato il dispositivo al fine di accertare quello che era successo e nello stesso tempo di cercare di arrivare agli autori di questo gravissimo fatto ai danni di due nigeriane. E nel pomeriggio di domenica è stata setacciata la città in lungo e in largo con un dispositivo molto importante di polizia di Stato, tant'è che è stato impiegato, oltre personale del commissariato, il personale del servizio di OP e il personale del reparto prevenzione crimine, oltre che la polizia scientifica, che ovviamente è intervenuta sul luogo del delitto per cercare di acquisire il maggior numero di elementi utili all'indagine. Le nigeriane, dopo essere state assistite sul posto, in particolare anche grazie all'aiuto di due camionisti, un italiano e un ucraino, che si sono fermati immediatamente e si sono messi a disposizione, sono state trasportate in ospedale seguite da una pattuglia del reparto prevenzione crimine, e proprio grazie a loro riuscivamo in tempo reale a trasmettere le foto, le immagini delle persone fermate che potessero sembrare gli autori del reato. Il pomeriggio di domenica è trascorso senza successo, invece il lunedì mattina, quando ormai le nigeriane erano state dimesse dall'ospedale, abbiamo rintracciato sulla via che conduce al valico alto di Ponte San Ludovico di San Luigi un afghano che poteva sembrare quello che c'era stato segnalato, e difatti è stato immediatamente capito che potesse essere lui, e successivamente lo ha anche ammesso. Un'etnia che crea abbastanza problemi a noi forze di polizia, fortunatamente non interessa la cittadinanza locale, neanche italiani o francesi, però tra di loro sono sicuramente tra l'etnia più agguerrita per commettere delitti.
È stato convalidato questa mattina dal giudice Laura Russo l'arresto del giovane keniota di 28 anni che era finito nella rete del nucleo operativo dei carabinieri nell'operazione condotta ieri a Sanremo. Il blitz dei carabinieri è giunto a conclusione di un'indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nel centro della città dei Fiori. L'arresto del giovane keniota è stato effettuato in flagranza di reato nel momento stesso in cui il pusher stava cedendo una dose di crack a una donna sanremese. Il processo è stato rinviato al 18 dicembre e l'arrestato resterà in carcere almeno fino a quella data. Sembra sia partita dall'esposto di alcuni genitori la nuova indagine che riguarda la piscina comunale di Imperia, sottolente il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e igiene. I particolari in un servizio. Sarebbe partita dall'esposto di alcuni genitori di ragazzi che frequentano un impianto natatorio la nuova indagine che riguarda la piscina comunale di Imperia. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo ecologico, finanza, ASL e ARPAL, coordinati dalla procura del capoluogo, avevano compiuto una serie di accertamenti, prelevando campioni d'acqua e verificando il rispetto delle norme di sicurezza e di igiene pubblica all'interno dell'impianto. Altri prelievi erano stati eseguiti all'interno di bagni, spogliatoie e docce, mentre ulteriori accertamenti e rilievi, anche fotografici, sono stati compiuti sulla copertura della piscina. Oggetto di un progetto di ristrutturazione approvato dal Comune. La piscina Cascione d'Imperia è gestita dalla Rinantes, che per questo riceve ogni anno 350.000 euro da Palazzo Comunale, fondi che devono essere impiegati esclusivamente per garantire condizioni ottimali di fruizione da parte del pubblico. Banca Carige ha organizzato a Imperia un incontro con la clientela per fare il punto sulla situazione relativa all'aumento di capitale e alla cessione di crediti deteriorati. I vertici di Carige hanno ribadito che il piano di risanamento prosegue con successo. Vediamo. Sono Pasquale, consigliere esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, una sorta di roadshow, insomma mostrare la banca e i passi che vuole compiere nelle varie città in questo territorio di Liguria che è il territorio di Banca Carige, così? Sì, è un momento delicato per la banca perché stiamo uscendo da tutti i nostri problemi, è in corso l'aumento del capitale che si chiude domani e abbiamo buone speranze che vada a buon esito. Si è ritenuto di incontrare le persone vicine alla banca, i clienti in particolar modo, per dare loro informazioni di prima mano, spiegare qual è la situazione della banca, che è una buona situazione, la banca è solida, e la volontà di continuare ad essere banca del territorio, cioè aiutare tutte le imprese e le famiglie di questo territorio rispetto al quale la banca è ancora il principale istituto di credito, perché noi abbiamo quote di mercato che superano in alcuni casi il 30% per le imprese, e questo vuol dire che la nostra funzione a sostegno dell'economia, pur in momenti così difficili per tutto il settore del credito, è assolutamente indispensabile per dar modo alle imprese che hanno i nostri finanziamenti di poter svolgere la loro attività e ai risparmiatori di dare garanzia e assicurazioni circa il fatto che la banca è solida, e quindi noi abbiamo bisogno di coniugare i depositi, quindi le giacenze dei risparmiatori, con il credito che eroghiamo alle imprese. Questa è la nostra funzione, lo facciamo sul territorio, e quindi è doveroso, necessario e opportuno parlare con i nostri clienti per spiegare loro qual è la situazione e dare loro tutte le indicazioni che possono essere utili per continuare ad avere fiducia in Banca Carige. Alessio Berti, responsabile dell'area manager di Banca Carige. Allora, un incontro con la clientela, ma il polso di questa clientela qual è? C'è fiducia nella Banca dei Liguri, ancora la Banca dei Liguri? Beh, assolutamente sì. I Liguri hanno risposto affermativamente alla chiamata dell'aumento di capitale, un aumento di capitale che è geneticamente diverso da quelli precedenti perché ha contribuito al progetto di rafforzamento e di rilancio dell'istituto. Quindi incassiamo questa rinnovata fiducia e siamo pronti a ripartire più forti di prima. Saremo il motore di rilancio di questo territorio. Quindi si lavora appunto con l'aumento di capitale, si lavora però a mantenere il contatto stretto con la clientela, un lavoro importante fatto da tutte le sedi, le filiali del territorio. Certo, l'aumento di capitale di per sé
non sarebbe stato sufficiente per un compiuto rilancio dell'azienda. Noi abbiamo operato fattivamente per avere una riorganizzazione commerciale e operativa dell'azienda. Abbiamo una peculiarità solo nostra, siamo presenti praticamente in ogni piazza di ogni cittadina di questa riviera. Noi abbiamo dei re del territorio che sono il nostro direttore di filiale, che sono dei punti di riferimento per la nostra clientela che sono, ricordo, piccole, medie imprese e famiglie. C'è una relazione circolare fortissima tra il territorio e questa banca. Noi contiamo di ripartire di qui per il rilancio dell'economia, del tessuto economico locale e dell'azienda. Ed ora facciamo una piccola pausa, restate con noi. Sanremo è consacrata città europea dello sport. La cerimonia ufficiale si è tenuta a Bruxelles ed è stata annunciata anche la possibile creazione di un palazzetto dello sport nella zona di Pian di Poma. Vediamo. Allora, è ufficiale Sanremo città europea dello sport? Sì, grazie allo sforzo compiuto dall'amministrazione e dalle società sportive che in questo ci hanno collaborato in maniera importante, Sanremo è città europea dello sport. Proprio nella giornata di oggi questo titolo le viene conferito a Bruxelles, dove sono andati per riceverlo l'assessore allo sport Nocita e i consiglieri Robaldo e Lanteri. È un titolo importante che fa sì di far conoscere ancora di più la nostra città a livello sportivo e di fuori dei confini nazionali addirittura. Ecco, per quanto riguarda lo sport in città, ci sono delle novità? Penso che la novità più importante, ancorché sulla carta, ancora in fase di studio, è la decisione di procedere alla costruzione di un palazzetto dello sport in zona Pian di Poma, un palazzetto dello sport importante che possa consistere in una struttura capiente per un numero congruo di persone e una piscina. Quindi è un discorso che è molto in embrione, in itinere, però è un punto su cui l'amministrazione conta molto. Si è svolto stamani nella sala consigliare di Palazzo Bellevue a Sanremo un incontro con gli studenti del liceo Cassini organizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale nell'ottica di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della città. Nell'occasione agli studenti è stata consegnata una copia della Costituzione italiana. Vediamo il servizio. Incontro nella sala consigliare a Palazzo Bellevue tra amministrazione e per la prima volta con gli studenti del liceo. Sì, assolutamente. L'ufficio di presidenza ha organizzato molti di questi incontri. Dobbiamo dire che oggi è la prima volta che viene una scuola superiore qui nella sala del consiglio. Come dico sempre, noi vogliamo far capire ai giovani che il comune è un ente aperto e pertanto possono interagire tranquillamente con gli amministratori. Oggi in questi posti di responsabilità e di prestigio siamo seduti noi, ma un giorno potrebbero essere seduti loro con delle proposte e sicuramente con degli obiettivi per la nostra città. Molti i temi che sono stati affrontati. Assolutamente, devo dire che oggi c'è stata anche forse per l'età una partecipazione maggiore avendo una scuola superiore. Problemi che vanno sicuramente dalla raccolta differenziata ai problemi della Riviera Trasporti, per esempio ci hanno segnalato che ci sono sempre molte corse dei mezzi pubblici sempre strapiene. E tanti problemi sullo sport. E devo dire, abbiamo preso nota e faremo delle segnalazioni perché i giovani sono il futuro della nostra città. A me oggi cosa dispiace? Che non hanno risposto all'invito di essere presenti gli assessori, c'era solo il nostro vice sindaco, invece era importante interagire con i giovani, spiegare magari quello che si sta portando avanti come obiettivo dell'amministrazione. Pertanto mi auguro che nei prossimi impegni ci possa essere così una partecipazione maggiore dell'amministrazione. Gli studenti hanno ricevuto in dono una copia della Costituzione italiana.
Sì, noi come ufficio di presidenza ogni volta che vengono le scuole diamo una copia della Costituzione. Penso che sia una cosa molto importante che la conoscano e soprattutto che la approfondiscono nelle ore di scuola. Appuntamento dedicato alla sicurezza stradale stamani a Imperia su iniziativa di INAIL Liguria e Automobile Club con la collaborazione della Polizia Stradale. L'iniziativa è stata ospitata dalla Biblioteca Civica e rafforzata dalla presenza delle strutture mobili della Polizia Stradale. Vediamo il servizio. Oggi insieme a INAIL e ACI abbiamo organizzato questa manifestazione, questo evento dal titolo La Guida Giusta. Alle mie spalle c'è il Pullman Azzurro, che è una vera e propria aula multimediale itinerante dove i ragazzi possono fare delle simulazioni di guida e conoscere quelli che sono i pericoli portati alla guida, portati dal non rispetto delle regole. Perché il rispetto delle regole è il tema centrale su cui si è basato questo convegno che insieme appunto a INA e ACI abbiamo portato avanti illustrando quelli che sono i pericoli che possono derivare da una guida dove non vengono rispettate le regole stabilite dal codice della strada, ma diciamo anche dal buon senso. E il fulcro di oggi, a parte gli interventi che si sono susseguiti, è stata la visione di un video dove appunto ai ragazzi delle scuole superiori sono stati indicati quelli che sono i pericoli visti non soltanto dal punto di vista giuridico della Polizia Stradale, ma anche dal punto di vista proprio della salute in primis dei conducenti e quindi soprattutto dei giovani, che sono coloro che saranno poi sulle nostre strade come conducenti nei prossimi anni. Passiamo ora, come di consueto, all'angolo di Daniele Lacorte. La riflessione di oggi di Daniele è dedicata ai furbetti dell'auto. Si tratta di personaggi che attraverso le immatricolazioni delle auto evadono l'IVA, facendo passare auto nuove per usate. Sentiamo. Dopo i furbetti del quartierino saltano fuori quelli dell'automobile. Ne avevamo già parlato in un angolo dell'anno scorso, ma ora il problema è diventato di carattere europeo. Da Bruxelles annunciano una forte stretta per tenere sotto controllo le immatricolazioni di vetture che con raggiro riescono a evadere il fisco e nella fattispecie l'IVA. La frode è stata quantificata a livello europeo in 50 miliardi di euro per un'evasione dell'IVA che non nessuno si aspettava. L'imposta sul valore aggiunto è una fonte di reddito importante per il mercato unico e rappresenta il 7% del PIL. Più un'auto è nuova e più IVA si paga. Così i furbetti sono entrati in azione trasformando, sulla carta, auto nuove in usate. Molti italiani, per raggirare il pagamento delle tasse, affittano, comprano all'estero auto intestando la società Vere o Fazulle, con sede in Europa, ma in paesi dove l'IVA è più bassa. Per raggirare l'ostacolo, l'Unione Europea vuole un'imposta sul valore aggiunto uguale per tutti i Paesi membri e accesso al pubblico registro automobilistico. Quando vedete una targa straniera, un'auto con targa straniera, prevalentemente tedesca, romena o bulgara, con al volante un italiano residente nel bel paese, sappiate che si tratta di un evasore, solitamente un benestante che, avendo già troppi soldi, ne vuole fare ancora di più, alla faccia di tutti quelli che pagano regolarmente le tasse. Ed ora le rubriche Riviere Venti, Autostrada dei Fiori, e noi ci vediamo subito dopo per le previsioni meteo.
seguito indichiamo solo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto dell'A10 Savona confine di Stato. Direzione Francia, carreggiata nord, tra Imperia Ovest e Arma di Taggia, chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per manutenzione viadotto tufo dal 4 dicembre al 10 dicembre. Le previsioni meteo a cura di ARPAL Meteo Liguria. Domani giovedì 7 dicembre, molto nuvoloso coperto sul settore centro-orientale, piogge sparse, possibili rovesci dal pomeriggio, più probabili su Riviera di Levante e relativo entroterra, nuvolosità variabile con schiarite a tratti ampi a ponente, umidità sui valori alti, venti in rinforzo sino forti da sud-ovest, in particolare al largo e sui capi esposti, mare in rapido aumento fino a molto mosso per onda da sud-ovest in serata, localmente agitato su Spezzino, segnalazione della Protezione Civile, mare localmente agitato dalla sera sullo Spezzino. Dopodomani, venerdì 8 dicembre, cielo molto nuvoloso per l'intera giornata sul Levante con piogge diffuse e rovesci, locali temporali più probabili nel pomeriggio, nuvoloso sul centro con possibili piogge sparse o deboli rovesci, migliora nel pomeriggio, ampie schiarite a ponente, umidità sui valori alti, venti forti sud-occidentali con raffiche di burrasca, rotazione dei quadranti settentrionali a partire dal pomeriggio dal ponente. Mare, possibili mareggiate sul centro Levante, molto mosso a ponente, localmente agitato sui capi esposti ai venti di Libeccio. Segnalazione della Protezione Civile, piogge parte orientale con accumulate significative, venti forti meridionali, mare agitato su centro Levante, localmente agitato a ponente. E con le previsioni del tempo proprio concluso, vi ringrazio di averci seguito e arrivederci.